Nello scorso episodio siamo andati a scoprire Fantasyland, uno dei parchi a tema più piccoli che abbia mai visto, ma anche uno di quelli con le scenografie più belle. Ogni area è ricca di dettagli e in grado di regalare un'esperienza immersiva e completa. Esperienza che continua anche fuori dal parco, negli hotel, che essendo attaccati a Fantasyland diventano a tutti gli effetti parte delle aree tematiche. In questo video le esploreremo e scopriremo che in effetti pernottare negli hotel del parco è un po' come passare 24 ore dentro Fantasyland, e quindi continuare a percepire l'atmosfera e l'immersività delle aree tematiche anche quando il parco è chiuso. Questi sono gli hotel di Fantasyland. Benvenuti all'hotel Matamba di Fantasyland. È la mia prima volta in assoluto in questo posto, è il mio primo hotel tematizzato del parco, perché in realtà ce ne sono ben tre e adesso se riusciamo li andiamo a scoprire tutti insieme. Ma quello in cui staremo noi in questi giorni è il Matamba, l'hotel a tema africano. In realtà, se mi seguite da un po', io spesso ho ripetuto che mi piace da morire il tema steampunk e Fantasyland ha un hotel totalmente tematizzato steampunk. L'ultimo arrivato qui nel resort, l'hotel Charles Lindbergh dell'area Rookburg, che è un'area a tema steampunk del parco, quindi sappiate che noi ci abbiamo provato ad andare. Ma purtroppo, dato che abbiamo il cane, l'unico hotel in cui effettivamente sono messi gli animali domestici è il Matamba. Quindi per questa prima volta esploreremo questo. Per di qua c'è l'hotel Lingbao, che è l'hotel a tema asiatico, il primo hotel aperto per Fantasyland. Mentre uscendo a destra c'è l'hotel Steampunk di cui vi parlavo prima. Sicuramente quando starete vedendo questo video il vlog di Fantasyland sarà già uscito, quindi se non l'avete visto vi lascio il link qui su da qualche parte per poter recuperarlo. Ora, io sono appena arrivato, non sono mai stato qui, ma so che ci tengono tanto alla tematizzazione e riescono a curare perfettamente tutto in uno spazio di per sé limitato, uno spazio molto piccolo. Cioè, Fantasyland è molto contenuto come parco e gli hotel stessi fanno da theming per le aree tematiche del parco. Quindi ho aspettative molto alte a livello di scenografia, ma andiamo a scoprire tutto insieme. Entriamo. Ah, che figo. Le porte automatizzate. Wow. Ok, sono già soddisfatto a livello di theming. Wow. Rispetto allo spazio esterno, che è tutto un po' minimal, sembra di essere entrati in un mondo a parte. Cioè, è tutto estremamente tematizzato. Entrati a destra c'è subito un piccolo shop, però non capisco se è tipo un'esposizione o se effettivamente è uno shop, perché non ci sono commessi ed è chiuso. Magari è chiuso in questo momento, ma sarà aperto durante la giornata. Sono quasi le 6 di pomeriggio adesso. Però sì, shop perfettamente a tema. Ci sono articoli a tema con l'hotel, gli articoli di Fantasyland e altri gadget vari. Questa è una piccola lounge dedicata al bar che si trova proprio qui. Queste capanne davanti a me sono la reception. È incredibile la cura dei dettagli. C'è anche la soundtrack a tema perfetta. Sembra di essere entrati totalmente in un'altra realtà. Che cos'è questa figata? Cioè, è immenso. Ci sono tutti i balconcini. Non so se sono i corridoi delle camere, ma credo proprio di sì. Wow, è fighissimo. Qua ci sono i bagni. È pienissimo di scenografia. Anche il carrello portavalige è tematizzato. È bellissimo. Cioè, solo la hall d'ingresso è incredibile. E questo, stando alle recensioni, non è neanche l'hotel più bello del resort. Quindi non oso immaginare come saranno gli altri due. Qui a destra c'è il ristorante Zambesi. Il ristorante che ho prenotato per stasera, quindi ve lo farò vedere. E comunque qui ci dovrebbero essere anche delle altre camere, credo. Ah, vedi nei corridoi che ci sono i giochini per i bambini. Sta cosa è fighissima. Qui non c'era alcun motivo di tematizzare così tanto. Bastava questo, che fa già tantissimo. E invece hanno aggiunto anche i giochini per i bambini. Tra l'altro è tipo un percorso a ostacoli. Quindi anche a livello di esperienza è perfettamente a tema. C'è anche la parete per arrampicarsi. Sì, per dire. Là ci sono delle altre camere, però non arrivo fino in fondo, tanto più o meno a livello di theming è lo stesso. Fighissimo, ma è comunque simile a quello che abbiamo già visto. Uscendo di qua ci dovrebbe essere la parte esterna del ristorante, o meglio dei ristoranti, perché in realtà ce ne sono due. Uno è alla carta, l'altro invece è a buffet ed è quello che ho prenotato per stasera. Però sì, questa è la zona dei ristoranti e giudicando dalle candeline accese nei tavoli suppongo che questo sia quello alla carta. Qui c'è un altro giochino per i più piccoli, c'è un ponte che passa sopra questo laghetto e per di qua c'è Fantasyland. Lì si vede il tracciato di Black Mamba. È un inverted coaster della B&M. Che figata. Anche questa vicinanza col parco, no? Sentirsi proprio parte dell'esperienza sia negli hotel che dentro il parco. Questa continuità tematica è una roba fighissima. Mi piace un sacco. Tutto l'hotel è un po' una parte di scenografia dell'area africana del parco. È una roba geniale. In uno spazio limitato sono riuscito a creare un mondo incredibile, sia qui che con gli altri due hotel. Qui c'è una lounge esterna dei ristoranti con tanto di falò. Qui ci sono le camere a piano terra, tra cui la nostra, è la numero 1013. Da lì si entra però la reception. Ci hanno detto che è vicinissima all'uscita, a questo uscita, quindi una di queste, no, 1015, questa sarà la 1014, quindi questa sarà la nostra. Camera numero 1013. Ah, ma guarda che carino che abbiamo pure il terrazzino privato, giardinetto. Figo. Ok, mettiamo la nostra chiave. Dovrebbe funzionare così, no? No. Sì, sì, vai, vai. Sicuro? Non va. Ecco, partiamo già male, incapace di capire come si apre la camera. Oh, ho sentito un rumore, quindi ha funzionato.
Ok, siamo dentro. Entrando c'è subito il primo letto matrimoniale. È una camera quadrupla, quindi ci dovrebbero essere due letti matrimoniali o un letto matrimoniale e due letti dei singoli. Adesso vediamo bene. Ci sono queste lampade tematizzate come se fossero ad olio, coperta in stile molto africano, classica trapuntina tedesca. C'è il telecomando della Smart TV. Il letto è a baldacchino ed è un baldacchino particolare, perfettamente a tema nel contesto, perché queste tende in realtà sono tipo zanzariere, no? Quindi anche questo è un dettaglio non banale. E in generale, secondo me, come prima stanza ci sta tantissimo. Molto carino anche l'ingresso. È tutto un po' minimal, un po' cupo, ma mantiene perfettamente il tema che vuole rappresentare, quindi va benissimo che sia così. Tra l'altro il dettaglio con i rilievi nel muro, questa pietra scura, bello bello, mi piace tanto. C'è questa scrivania in legno, stessa lampada dei comodini. Qui ci sono tutte le informazioni che riguardano sia il parco che la stanza in cui siamo, e insomma tutto ciò che si trova anche negli altri hotel. Ma questo che cos'è? Cioè, più che altro questo, la Gazzetta di Rutherford, ma che figata è! Peccato che è tutto in tedesco, ma questo viene a casa con noi. Anche le tende nella porta d'ingresso sono perfettamente contestualizzate. Anche il secchio della spazzatura è perfettamente a tema. C'è il mobiletto per le valigie, qualche dettaglio perfettamente africano, come questo. Di qua invece c'è il bagno. Wow, è un continuo stupirsi, è tutto super tematizzato. Lavabo fatto in pietra, specchio in legno. Tra l'altro da notare anche il dettaglio del sapone, che è al ginseng. Ora non sono negli altri hotel, ma probabilmente la profumazione cambia in base al tema dell'hotel. In questo caso il sapone al ginseng ci sta benissimo. E noto che anche come scritto è perfettamente a tema. Sono dettagli piccolissimi, ma hanno assolutamente senso. Questo cos'è? Il servizio cortesia? Cosa c'è? Ah, il phone. Anche i fazzoletti sono tematizzati con la scatoletta zebrata. Qui c'è il gabinetto e per di qua la doccia, che è realmente un'altra stanza, cioè gigantesca. Figo. Anche qui ovviamente non mancano i dettagli a tema. C'è tutto questo rilievo zebrato, i colori sono perfetti. Bello, bello. Anche il bagno non è una delusione. Uscendo dal bagno si procede per di qua. C'è l'armadio. Se apriamo è un armadio bello grande. Non vedo la cassaforte però. E di qua c'è l'ultima stanza. Ah, ecco, un altro letto matrimoniale. Fighissimo anche questo. Sembra un po' una tenda. Ci sta un sacco. Qui non c'è la stessa tenda zanzariera dell'altro letto, però è tutto fatto come se effettivamente fosse una capanna. Da notare anche i dettagli alla base del letto. E c'è un tavolino. Fatto pure ridere, minuscolo. Però va bene. Ingresso per il bar Jafari. E questo invece è l'ingresso per Fantasyland collegato con l'hotel, cioè l'ingresso diretto al parco. Quindi volendo domani possiamo entrare direttamente da qui. È stracomodo perché la nostra camera è lì, dobbiamo solo uscire e c'è l'ingresso. Entriamo al bar, vediamo qui com'è. Bello. Ogni dettaglio è curato. Anche le cose più piccole, è tutto perfettamente curato. Che succede qui? C'è uno spettacolino. Ma dai. Bellissimo. E qui c'è questo giardinetto che si affaccia proprio dove c'è Black Mamba. Si riesce a vedere strabene da qua. Ora, vederlo da qui sembra piccolo, ma conosciamo bene i tracciati della B&M. Il coaster è imponente in realtà. Ed è stato costruito su uno spazio molto stretto. Cioè, il tracciato ha dei punti super intrecciati, tutto compatto, stretto. Ma in realtà è comunque un coasterone B&M, cioè. E altra cosa che mi fa impazzire, probabilmente è la terza volta che ve lo dico, però vedo che ci sono dei bimbi laggiù nel ponte, che sono in questo momento dentro il parco. E sicuramente sono immersi in quella che è l'area africana. E nonostante sono lì e noi siamo fuori dal parco nell'hotel, non percepiscono il distacco tematico. Cioè, c'è una continuità perfetta. C'è tra l'altro lo spettacolino, quindi magari sentono anche loro che cantano con questa musica tribale che riesce a continuare il mood dell'area. Mi piace tantissimo questa cosa. Ok, usciamo un attimo dal Matamba e vorrei andare a esplorare il Charles Lindbergh, l'hotel Sipak di cui parlavo all'inizio. Questo in realtà è finito. Sembra piccolo effettivamente come ambiente perché è molto compatto, però ci sono un sacco di camere sviluppate in altezza. Ci sono anche i piani alti, in cui io non sono stato, ma è un hotel pieno di camere. Questo invece è l'ingresso di Fantasyland. Un ingresso un po' inusuale, non sembra neanche l'ingresso di un parco divertimento. Però ci sono 6 scale, saliamo su, vediamo se si riesce a vedere qualcosa del parco. Che si vede, che figo. Ok, vorrei entrarci adesso, in questo momento. Invece il parco sta chiudendo, sono le 6 passate. C'è anche il collegamento diretto col parcheggio. E qui c'è il parco. Questa suppongo sia la main street del parco, che dovrebbe coincidere con l'area Berlino. Non vedo l'ora di venire qui domani. Ma in realtà io ci sono già venuto, quindi mi raccomando, se non avete visto il video, andatelo a recuperare. Ok,
Hotel Charles Lindbergh, Sleep Like an Aeronaut. Mi sono già innamorato di questo hotel, devo recuperare il prima possibile. A questo punto abbiamo provato a intrufolarci dentro l'hotel, ma purtroppo non è possibile entrare. In realtà è un po' un'esperienza esclusiva di Fantasyland, oltre ad essere un hotel. E a differenza del Matamba e del Lingbao, è necessario essere ospiti dell'hotel per potervi entrare all'interno. Intanto questo è il nostro hotel. Come vi dicevo prima, ci sono tanti piani con tante camere, in cui io non vi ho portato, ma in realtà l'hotel è davvero grande, pieno di camere. Ok, siamo quasi arrivati. Come potete vedere, gli hotel sono molto vicini tra loro, anche perché, come vi dicevo prima, funzionano un po' come completezza delle aree tematiche del parco. Cioè, sono vere e proprie scenografie. E non male anche il Lingbao, eh? Davvero figo. Carino anche questo ingresso col ponticello. Hotel Lingbao. E in realtà questo è stato il primo hotel di Fantasyland, aperto nel 2003. Inizialmente aveva un nome diverso, si chiamava Fantasia, scritto proprio Fantasia. Era un nome super originale, secondo me ci stava un sacco. Però nel 2007 hanno deciso di cambiarlo in Lingbao, che significa sacro gioiello. E in realtà proprio con questo hotel è iniziata la crescita di Fantasyland, perché proprio questo albergo ha portato una crescita sempre costante di ospiti stranieri e non qui a Fantasyland. Anche qui porte automatiche e anche qui tutto super tematizzato. Anche qui all'ingresso piccolo shop, che però al momento è chiuso. Magari ci sono anche gli orari. Ah no, non è orari. Se volete comprare qualcosa basta chiedere alla reception. Non so come gestiscono la cosa, probabilmente siete interessati e viene proprio il ragazzo o la ragazza della reception ad aprirvi il negozio. Wow, anche questo scenograficamente è incredibile. E pensate che, come per l'area Chinatown di Fantasyland, molti articoli dell'hotel sono stati importati direttamente dalla Cina. E nella costruzione sono stati impiegati oltre 200 cinesi locali. Sono stati super attenti ai dettagli, a fare tutto perfetto. Ed effettivamente ne è venuto fuori qualcosa di molto molto bello. Questi dettagli mi fanno impazzire. Il dragone intagliato nella scala, tutto in legno. Anche questi articoli sparsi che comunque sono perfettamente a tema. Il giardinetto zen laggiù. E uscendo fuori c'è tutta un'area esterna completamente tematizzata. Un po' come quella dell'hotel Matamba in cui siamo noi. C'è un grande gazebo, la parte esterna del ristorante, bar, questo giardinetto zen, fighissimo. E poi tutto il contesto, è proprio bello. Sembra che siamo entrati realmente in un villaggio cinese. Oh, però di qua c'è la piscina, con gente che si fa il bagno. In realtà al momento ci sono tipo 20 gradi, quindi non fa neanche caldissimo. Non so se l'acqua è riscaldata, ma credo proprio di no. Però suppongo che per i tedeschi questa temperatura sia già gradevole. È un po' un pre-estate. Questo è il ristorante Bamboo, che è il ristorante dell'hotel Lingbao, chiaramente. Quindi quello che abbiamo visto lì prima era il bar. Questo invece è proprio Fantasyland. C'è un negozietto dell'area Chinatown e qui sotto c'è proprio il parco. E anche qui c'è l'ingresso diretto al parco, che è questo qui. L'ha appena chiuso. È finita l'esplorazione dell'hotel Lingbao, siamo tornati nel nostro, l'hotel Matamba. Giusto il tempo di farsi la doccia e di cambiarsi, che si era fatta sera. Ed era finalmente arrivato il momento di cenare. Quindi ci siamo diretti verso il ristorante Zambesi. Un ristorante a buffet, ovviamente tematizzato, e con un menù che prevede specialità africane. Ma prima di mangiare bisognava trovare il tavolo. È super stretto. Oh! Il locale ovviamente è completamente tematizzato. Il prezzo a persona è questo, 39 euro, escluse le bevande, suppongo. Abbiamo ordinato da bere, alla fine le bevande sono escluse, quindi abbiamo dovuto attendere che venisse la cameriera per ordinare la roba da bere. E nulla. Apriamo le danze. Anche i piattini a tema. Vedo che tu già hai iniziato. Ma cos'è? Comunque questa è tutta la parte degli antipasti. Ci sono un sacco di piatti a base di verdure, couscous. Voilà. Il primo piatto è l'antipasto. Ho preso dei cetriolini semplicissimi con la salsa yogurt e un po' di quinoa sopra. Questo è tacchino con il cacao. Vi giuro che c'era scritto tacchino e cacao, quindi adesso assaggiamo. Questi non so se sono gamberetti, perché su c'era scritto insalata di banana speziata, quindi probabilmente sono pezzetti di banana, anche se sembrano gamberetti. Poi del riso e degli spaghetti di soia con verdure. Semplicissimo, nulla di particolare, a parte questo tacchino al cacao che assaggiamo subito. Sa di tacchino secco, non si sente il cacao, non è buono. Mi sa che conveniva a mettergli su qualche salsa, che è pieno di salse. Probabilmente avrebbe migliorato il sapore, così non sa di niente. Questi invece, ripeto, secondo me sono gamberetti, però c'era scritto insalata di banana. È questa la banana. Scusa? Ah, ecco cos'era, no? Allora ho sbagliato, è questa l'insalata di banana speziata, che era vicino. Questi sono semplicissimi gamberetti in agrodolce, non lo so, son gamberetti comunque. Questi sono pure buoni. Per assaggiare la banana, è questa, no? Sì.
Che strano. Però è buono, è un contrasto molto buono. Si sente il dolce della banana misto a questo sapore speziato. Buono, buono. Ma questa quindi cos'è? Patata, non è il platano. Con l'antipasto siamo a posto. Facciamo il secondo giro. Che cos'è che fanno? Che vedo roba calda. Mi sa che dove si ordina la carne di zebra, barracuda. Magari ci passiamo dopo. Poco fa abbiamo assaggiato roba di tutta questa zona. Ci spostiamo di qua, che ci sono i piatti caldi. C'è il purè di patate dolci. Un sacco di piatti a base di verdure e pollo. Ah, è la manioca questa. Stavolta ho preso il purè di patata dolce, che voglio assaggiarlo. Ho ripreso la manioca, che è buonissima. Poi ho fatto scorta di questi perché ho preso sto brodino, ma in realtà non ho idea di che cosa sia. Ho preso anche il couscous, però mi sono dimenticato il pollo. Non ho neanche il cucchiaio, quindi inizio subito con questo e assaggiamo sto brodino. Dai, mangiabile. Assaggio anche il purè di patate dolci. È molto dolce. Troppo dolce. Per togliere questo sapore dolce dal palato abbiamo quindi preso la carne. Non c'è la carne di coccodrillo come in realtà ci aspettavamo. Però hanno la carne di struzzo, la carne di zebra, hanno il barracuda e un altro tipo di carne che adesso non ricordo. Io ho preso la carne di zebra e la carne di struzzo, ma in questo momento non riesco neanche a distinguerle. E adesso le assaggiamo. In realtà non è che mi aspetti chissà quanta differenza di sapore rispetto alle altre carni. Questa è la zebra. In teoria dovrebbe essere carne equina. Io mangio la carne di cavallo, quindi il sapore dovrebbe essere più o meno simile. Non è male, non è come la carne di cavallo, è un po' secca effettivamente, ma è buona. Adesso invece assaggiamo lo struzzo, anche questa dovrebbe essere carne normalissima. Questa è più buona, è più succosa, è più morbida, ma secondo me è più saporita della zebra. Quindi assolutamente vince lo struzzo in questo caso. E un'altra cosa figa è che la fanno direttamente qui sul momento e tutti i cuochi sono effettivamente africani, preparatissimi su come cucinare questo tipo di carne. Il fatto che ci siano cuochi proprio del posto ci sta un sacco. Anche il Kinder Buffet, ma che figo! Buffet per i piccoli, ma che carino! Ma si sapeva veniamo a prendere tutte ste robe. Guardate il mini wurstel, coscettine di pollo, ma stiamo scherzando, ma bellissimo! Ok, direi che siamo pieni, abbiamo mangiato tantissimo e sono anche soddisfatto perché ho assaggiato quello che volevo assaggiare, ovvero struzzo e zebra. È rimasto proprio l'ultimo spazietto per il dolce, quindi mi sa che adesso andiamo a prendere qualcosa di dolce. C'è un isolotto pieno di roba. Vedi queste banane che le mettono ovunque. Beh, ne ho preso questo tortino al caffè che ho visto che stasera andava a ruba, quindi suppongo che sia buono, ne erano rimasti solo due. Questo pasticcio che vedete in realtà c'era scritto che è una casseruola dolce. E poi ho preso due mousse, uno alla banana, cioccolato e burro d'arachidi, e l'altra alla... cos'era questo? Malva, ma che è? Non lo so. Iniziamo con questo tortino, che mi sembra molto secco. Sembra un po' quelle briochine che mi dimenticavo nello zaino quando andavo alle elementari. Si fa mangiare, ma niente di che. Questa invece è la casseruola dolce. Buona, questa è molto buona. C'è la mela, si sente la cannella, molto buona. Adesso assaggiamo la prima mousse. Questa c'era scritto che era una mousse alla malva. Non ho idea di che cosa sia, onestamente. Però mi piaceva la fogliolina dorata, quindi l'ho presa. Non è male, ma non capisco cosa sia. Ma è dura! Niente. Vero, non riesco a capire il sapore. Vabbè, assaggiamo anche l'ultima mousse. Questa dovrebbe essere la più buona. Cioccolato, banana e arachidi. Fatti la più buona. E così si conclude la nostra cena al ristorante Zambesi. Ma quanto avrò pagato per tutto questo? Alla fine ho pagato solo per me 46,20 euro, di cui 7,20 euro di acqua. Ecco, vi ricordo che in questi posti danno anche la tap water, che è gratis. Quindi non seguite il mio esempio pagando milioni per una bottiglia d'acqua ed eventualmente ordinate quella che è gratuita e vi disseta. Comunque, strapieni, siamo usciti dal ristorante e siamo tornati nella nostra camera. Abbiamo spento le luci e siamo andati a dormire, che l'indomani ci aspettava un'intera giornata di parco. La nostra sveglia stamattina è stata Black Mamba. Buongiorno. Black Mamba, sul quale saremmo saliti qualche ora più tardi. Giusto il tempo di svegliarci come si deve e di fare colazione. Ancora strapieni dalla sera prima e nello stesso ristorante che emanava ancora profumo di spezie e cipolla. Non male alle 8 di mattina. Siamo anche riusciti a beccare questo simpatico personaggio dell'area africana. Ora io per colazione vado sul sicuro al Kinder Buffet. E guardate, è tutto piccolissimo.
Siccome ieri sera abbiamo mangiato poco, a colazione pancake con crema al cioccolato bianco sopra, french toast, ciambelline, frutta. Poi lei ha preso sto pangoccio lì gigante, quindi mi sa che lo dividiamo. E niente, buongiorno a tutti. E così si conclude la nostra esperienza all'hotel Matamba di Fantasyland. Alla fine per stare qui abbiamo pagato in 4 690 euro per due notti, escluso l'ingresso ai parchi. Allora, considerando il contesto e quanto costa, non so se vi consiglierei di venire qui al Matamba. Voglio dire, l'ho apprezzato, è un hotel incredibile, in perfetto stile Fantasyland, super tematizzato. Però ieri abbiamo fatto un salto all'hotel Lingbao e a me personalmente è piaciuto di più. Non ho visto le camere, ma lo spazio esterno mi è sembrato più ampio, c'è la piscina, il giardino zen con il laghetto al centro, è tutto molto più rilassante. Questo invece è proprio avventuroso, è come se fossimo in mezzo alla giungla. Sono due esperienze diverse. Non ho provato quella del Lingbao, lo sto dicendo solo per quel poco che ho visto. Detto ciò, io sto per entrare a Fantasyland. Quando starete vedendo questo video, in realtà ci sarò già stato, sarà già uscito il vlog, quindi mi raccomando, andatelo a recuperare. Vi do appuntamento alla prossima settimana e nulla, ciao a tutti.